Abbiamo aspettato da maggio a oggi ben 4 mesi, ma finalmente la serializzazione di Berserk è ripresa con il capitolo 374 e con il ritorno di un grandissimo personaggio. Questo è stato annunciato come l'inizio di un nuovo arco narrativo, anche se avevamo già avuto un paio di capitoli di passaggio dopo la fine dell'Isola degli Elfi. Comunque, nel capitolo precedente, Shirk aveva individuato tramite un rituale magico che Casca si trova dove convergono i rami dell'albero spirale del mondo, ovvero a Falconia. Guts, sempre al limite della disperazione, era stato tentato dalla bestia dell'oscurità con l'offerta di un potere maggiore. Avevamo anche intuito che il marchio del sacrificio potrebbe essere un limite per Guts nel confronto con Griffith. Alla fine c'era un attacco a sorpresa di pirati che sembravano proprio dei Kushan. I pirati trovavano Guts disteso a terra e rimanevano stupiti, e ora dobbiamo scoprire gli sviluppi di questo avvenimento. Fatto questo breve recap, non perdiamo altro tempo, immergiamoci subito nel nuovo capitolo. Il capitolo 374 ha 21 pagine e si intitola La bestia nera addormentata sta aspettando il suo momento. Una scritta ci indica anche come effettivamente promesso l'inizio ufficiale di un nuovo arco narrativo intitolato I capitoli dell'esilio nell'est, e penso che possa farvi intuire dove la storia andrà a parare, ma ci torneremo dopo. Si apre con l'attacco dei Kushan, stavolta visto però dalla prospettiva degli invasori che si trovano a bordo di molte galee a remi, se ne possono contare in una tavola almeno 13. Tramite delle grandi balestre, i Kushan sono riusciti a lanciare degli arpioni collegati fumogeni verso la Cavalluccio Marino e poi, grazie anche ad altri ganci, hanno assalito la nave. Vediamo Serpico, Isidoro e Puck che erano sul ponte della nave che si accorgono dei rumori e inizialmente pensano che siano collegati al rituale di Shirke. Serpico è preoccupato per Farnese e vuole raggiungerla, ma per primo si trova faccia a faccia con i Kushan e capisce che erano stati loro a causare quei rumori. Purtroppo è disarmato perché aveva lasciato la spada all'interno e deve usare la sua agilità per fuggire, incitato da Isidoro che è già scappato pur essendo armato con il pugnale delle salamandre. Riescono a fuggire a livello del ponte sotto coperta, Isidoro butta in mare con un calcio un Kushan che li inseguiva, ma rimangono all'esterno perché una porta chiusa a chiave impedisce l'accesso dall'esterno alle cabine. Isidoro, guardando in mare, si accorge spaventato della grandezza della flotta nemica, mentre Serpico, attraverso una finestra, riesce a guardare all'interno dove Shirk sta svolgendo il suo rituale. Dentro vede anche Farnese e ha paura per la sua incolumità. Un boccale di birra cade a terra in un altro scompartimento della nave dove Azan sta bevendo con altri due uomini. Tutti e tre vengono legati dai Kushan senza opporre resistenza perché i Kushan sono armati fino ai denti. Nonostante provino a parlare, i Kushan non li capiscono perché parlano un'altra lingua, come si vede dai caratteri diversi della vignetta. Vediamo, sempre stavolta dalla loro prospettiva, i Kushan che vanno ad aprire la porta dello scompartimento dove si trova Guts. Azan pensa che non dovrebbero assolutamente entrare lì perché disturberanno il guerriero nero e lui finirà per farli a pezzi. I Kushan entrano nello scompartimento buio alla luce di una torcia con un fare comunque abbastanza prudente. Si trovano davanti Guts disteso a terra come avevamo già visto e rimangono impressionati dalla grandezza della sua spada, come capita quasi sempre a tutti quelli che la vedono per la prima volta. Guts, pur essendo stremato e quasi privo di sensi, ha già una mano pronta sull'impugnatura dell'ammazzadraghi, ma uno dei Kushan gliela allontana con un calcio per fare in modo che lui non possa usare la spada per difendersi. A questo punto Guts si risveglia, apre il suo unico occhio funzionante e tenta di afferrare di nuovo la spada. Ma il comandante del manipolo di Kushan dà ordine di legarlo con delle catene. Dalle vignette successive sembrerebbe che qualcuno riesca a spezzarle, ma probabilmente quelle catene che vediamo spezzate sono nella mente di Guts, come si capirà meglio anche nel finale, sono quelle della bestia dell'oscurità. Infatti quelle vere dei Kushan sembrano ancora intatte nella vignetta successiva. Torniamo sul ponte della nave dove sono state radunate tutte le persone a bordo come ostaggi. Evidentemente la ciurma di Roderick non è stata neanche lontanamente in grado di fronteggiare l'assalto dei Kushan.
Roderick dichiara di essere il capitano della nave e chiede di risparmiare donne e bambini. Vediamo che Shirk è ancora incosciente, come se fosse rimasta all'interno del mondo astrale in cui era entrata durante il rituale. Purtroppo Roderick si accorge presto che i pirati non capiscono una parola di quello che dice, anche guardando le loro armature realizza facilmente che sono dei Kushan. Magnifico, al solo sentire quella parola si spaventa e un marinaio di Roderick si stupisce che i Kushan si trovino in mezzo al mare, così lontani dalla terraferma. Roderick spiega che i Kushan hanno conquistato Midland e invaso le terre vicino ad essa costantemente e la ragione per cui sono stati in grado di compiere una simile marcia è stata proprio che erano supportati da una forte marina. Roderick poi ha dei dubbi sul fatto che abbiano espanso o meno ulteriormente i loro territori e questo ci fa intendere che lui non conosce ancora l'esito dell'invasione Kushan nel continente. Noi sappiamo già che non è sicuramente così perché a Windham sono stati sconfitti da Griffith che ha sfruttato la trasformazione di Ganishka per creare Falconia. A questo punto Magnifico si ricorda della notte in cui sono fuggiti da Britannis assalita dai Kushan e da Ganishka stesso, un episodio che risale a circa 100 capitoli fa visto che loro sono saliti a bordo della Cavalluccio Marino al capitolo 278 uscito a agosto 2006. Magnifico dice che i Kushan sono dei barbari assetati di sangue che dunque li uccideranno tutti, ma a Roderick qualcosa non torna. Pensa che ci sia qualcosa di strano, infatti se davvero i Kushan fossero così potenti li avrebbero già uccisi tutti, invece non hanno neanche ferito qualcuno. Roderick sta pensando probabilmente o che i Kushan abbiano perso la guerra sul continente o che siano lì per altri scopi, e entrambe le ipotesi sono probabilmente azzeccate. Magnifico fa la solita figura di quello che se la fa sotto dalla paura e chiede ai maghi di intervenire, visto che sanno usare la magia potranno fare sicuramente qualcosa. I maghi però gli rispondono che hanno perso i loro poteri dopo che l'isola degli elfi è stata distrutta, in più sono stati privati dei loro bastoni e a loro non piacciono i conflitti. Torniamo ai pensieri di Roderick che concludono il capitolo. Non riesco a capire di cosa potrebbe trattarsi, ma posso dire con sicurezza che ci siamo appena smarriti senza saperlo in uno strano mondo. A questo punto una prima vignetta ci mostra le sagome di Silat e dei Bakiraka sulla prua di una nave. Quella successiva ci fa vedere gli stivali di Guts che quindi è di nuovo in piedi. L'ultima pagina è il grande colpo di scena. Rickard vestito con l'armatura dei Kushan che dallo sguardo probabilmente riconosce Guts. Anzi sembra che sia proprio lui a tenere insieme a altri Kushan le catene che legano Guts, che quindi alla fine è stato effettivamente incatenato. Forse ha portato addirittura lui stesso le catene proprio per prevenire la furia di Guts. La frase finale infatti dice: Guts in catene, nel mezzo della disperazione il fato della compagnia subisce una svolta. Il capitolo non ci dà appuntamento a una data precisa e possiamo solo sperare che stavolta aspetteremo meno di 4 mesi per il prossimo. Il capitolo, per quanto non ricchissimo di avvenimenti, dal momento che abbiamo rivisto praticamente le stesse scene del precedente da un'altra prospettiva, mi ha soddisfatto perché ha confermato subito una teoria che avevamo fatto nel capitolo precedente, in generale importantissima per tutta la trama di Berserk, ovvero il ruolo centrale di Rickard e della reunion dei membri della banda dei falchi originaria. Era dal capitolo 182 che Guts e Rickard non si trovavano nello stesso posto, quindi addirittura dal 2001 sono passati ben 22 anni per vedere un loro nuovo incontro. Nello scorso capitolo avevamo ipotizzato che l'arrivo dei Kushan potesse servire proprio per far riunire la compagnia di Guts con Rickard, che forse Rickard sarebbe stato sul posto, e qua ce lo siamo trovati direttamente in mezzo ai Kushan insieme pure all'arrivo di Silat e dei Bakiraka. Anche se Rickard poteva sapere che Guts si trovava sulla Cavalluccio Marino solo eventualmente dai Kushan stessi e dalle percezioni magiche di Daiba, perché lui non ha mai conosciuto nemmeno Farnese, per dire, figuriamoci tutta la storia successiva. Il titolo dell'arco narrativo, che fa riferimento a un esilio nell'est, ci fa anche intuire che probabilmente, come abbiamo da tempo ipotizzato, la compagnia di Guts andrà a finire nelle terre dei Kushan. Purtroppo l'idea di un esilio mi fa pensare che trascorreranno un certo periodo di tempo lì e quindi tanti nuovi capitoli magari di allenamento e potenziamento in vista del finale, che questo non sarà per niente l'arco narrativo conclusivo, però potrei sbagliarmi.
Lo strano mondo in cui si sono smarriti di cui parla Roderick potrebbe essere un riferimento al fatto che lui abbia percepito come il mondo è mutato con fantasia, ma più probabilmente ha capito che si sono avvicinati involontariamente alla terra dei Kushan a est, un mondo per lui sicuramente strano. Ormai mi sembra nettamente evidente che Guts e i suoi faranno squadra con i Kushan in direzione dello scontro finale, anche perché ormai sappiamo bene che pure Griffith aveva nominato tra i suoi obiettivi l'Est e quindi forse si incontreranno un'altra volta nell'Est prima del finale assoluto. Dall'armatura Kushan che porta sembra che Rickard non sia semplicemente stato loro ospite, ma magari abbia imparato anche alcuni segreti dai Kushan e forse chissà proprio dalle eccezionali arti degli assassini Bakiraka. Questa alleanza sarà sicuramente il punto d'arrivo della faccenda, poi non so se nel mezzo Guts si libererà dalle catene e ucciderà un po' di Kushan a caso, ma nonostante questa loro entrata in scena violenta e scenografica che ha fatto salire la tensione, più probabilmente sarà contento di rivedere Rickard. Come avevo detto anche per lo scorso capitolo, non sono comunque sicurissimo che tutti questi guerrieri stiano agendo di loro iniziativa. Hanno gli occhi vuoti, senza pupille, come se fossero controllati dalla magia, e magari è proprio lo stregone Daiba che con i suoi poteri sta controllando un esercito di Kushan per conto di Sealat e Rickard. Forse è per questo che non feriscono nessuno, e se non fossero controllati dalla magia, i Kushan magari non si sarebbero mai alleati di loro iniziativa a persone straniere, fino a poco tempo prima nemiche in guerra come Guts e Roderick. Anche se probabilmente nell'est Guts e i suoi potranno acquisire anche altri guerrieri tra i Kushan o un vero e proprio esercito, anche perché i Kushan, pure senza il controllo di Daiba, potrebbero essere motivati a vendicare la sconfitta subita contro Griffith e a battere Falconia. Sul piano dei poteri magici, credo che la magia di Shirk e degli altri maghi andrà a combinarsi con quella orientale di Daiba, anche se per il momento Shirk è incosciente, quindi forse bisognerà farla tornare in sé. Da quando abbiamo impiegato un secolo per far riacquistare la sanità mentale a Casca, diciamo che sono un po' stanco di personaggi incoscienti e simili che devono riaversi. Spero che Shirk ritorni in sé a breve, magari grazie proprio a Daiba, e che non ci sia qualche stratagemma del tipo che il suo spirito è rimasto intrappolato nel mondo astrale perché il rituale è stato disturbato. Sono molto soddisfatto invece della comparsa di Rickard in questo capitolo, anche perché penso da sempre che sarà una chiave di volta fondamentale per il finale, dunque dà un senso ai tanti video in cui facciamo ipotesi e teorie, perché dimostra che si può intuire almeno in parte in che direzione andrà la storia e come Miura l'abbia costruita anche tramite piccoli indizi. Per esempio, credo che con una certa attenzione l'importanza di Rickard si intuisse già da quando è stato salvato dal Cavaliere del Teschio, mettendo in moto una lunga serie di eventi, proprio in quella catena di causa-effetto tanto cara a Berserk, che ha portato dal suo essere scampato all'Eclissi fino proprio a Falconia e all'alleanza con Daiba e Sealat. Lo studio Gaga, anche senza la guida di Miura, si conferma su un livello alto nei riferimenti storici. I Kushan hanno delle galee a remi, tipica imbarcazione medievale, anche se in realtà non particolarmente adatta al mare aperto, e Roderick dice che il loro esercito di terra era supportato da una potente e vasta flotta, cosa assolutamente credibile rispetto al reale svolgimento delle campagne di invasione medievali. La cura di armi, armature e oggetti è su livelli altissimi, basta guardare anche solo la nuova armatura Kushan assegnata a Rickard. Il capitolo stesso e anche delle notizie in giro hanno annunciato pure un'altra novità su Berserk che ci verrà comunicata il 29 settembre, quindi se siete interessati a saperla il prima possibile attivate le notifiche perché magari vi darò qualche aggiornamento in merito. Il 29 settembre uscirà in Giappone anche il volume 42 di Berserk, il primo realizzato interamente dallo studio Gaga. Spero che tutte queste notizie vi facciano piacere, se non siete ancora iscritti è il momento giusto per farlo, proprio per non perdervi le tante novità che sono in arrivo. E come sempre condividere il video con amici interessati agli argomenti aiuterà a creare una community sempre più ricca di teorie e dibattiti. Vi ringrazio per la visione, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti su questo capitolo. A prestissimo, con tante novità!